Oh puttano! Attenzione! 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 Questo programma contiene parolacce e volgarità in chiave comica e non offensiva. Non offensiva. Trattiamo argomenti che potrebbero turbare la sensibilità di alcune persone, alle quali consigliamo di non ascoltarci. Ogni riferimento a cose o persone reali è puramente casuale e del tutto in tono scherzoso. E non diffamante. Ragazzi, ragazzi, ma quanto è bella la figa. Andiamo un voto. Pippo, da 1 a 10? 3. Paolo Noise, sempre da 1 a 10? 130. Fabio Alisei, da 1 a 100.000? Dal 4 a 5. Non so se chiederlo a Marco, ma non vorrei che si offendesse. Ecco, ora sono in ansia. Uffa. Dai, chiedimelo. Vabbè, a te chiederò... Quanto ti piace il biscotto? Lo sapevo, vecchia troia. Ricordo che per entrare in contatto con noi 342 41 15 105. Sì. Buona diretta. Grazie. Link in bio, mi raccomando. Dai, devi bestemmiare subito. Perché? Link in bio. Di nuovo, guarda. Dai, raga. Inizia lo show, raga. Viva la figa! Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia. Ma buongiorno Italia, buongiorno! Allora, come dicevamo prima della sigla, ieri così, ma proprio fatto male, volutamente fatto male, ci siamo ritagliati uno spazio fuori dallo zoo, visto che tutti si lamentano, ma lo zoo dura poco, due ore, poi c'è la pubblicità, poi c'è la musica. No, vabbè, a parte quello, hanno ragione, allora abbiamo deciso di aprire questo bar, un bar virtuale, fatto male, proprio, ma brutto, male, brutto. Ma fatto di merda. Eravamo qui a bestemmiare perché non funzionava l'audio, alla fine abbiamo detto, sai che cosa, lo facciamo male, se ne frega. Bravo. Anche perché non c'è gusto, no? Lavorando per un'azienda che ha tutti questi potentissimi questi mezzi meravigliosi. Cioè, ma sì, perché posso dire? Ma ti posso prego, dire? Prego, siamo bravi a fare le cose male? È vero o no? Cioè, è vero o no? Perché a farle bene, adesso che c'è la tecnologia, sono tutti copoti, ma a farle male, a fare una cosa con delle brutte luci nel 2021. Bravo, le luci meravigliose a 20 euro che ci sono su Amazon. Ma con le telecamere e i microfonini che ormai ti danno una qualità professionale. Perché no? Noi con i telefoni! Ma io ti posso dire una cosa. Guarda che. Allora, adesso, nei tempi che stiamo vivendo adesso, dove ci sono persone che fanno milioni di visualizzazioni mettendo un asciugamano in testa facendo finta di essere una donna. È vero. A noi che cazzo ce ne frega dei potenti mezzi? Quante ne sa sta puttana grassoccia? Guarda, roba. Ma poi pensa, noi la donna ce l'avevamo vera. Ma in un momento in cui noi riusciamo ad andare in diretta da una parte all'altra dell'Atlantico senza un minimo di ritardo, lei aveva una connessione a 2K. Di merda. Cioè, tutti hanno gli ospiti che parlano precisi. Ma tutti sono capaci a farlo adesso. Noi abbiamo l'ospite. Aspetta, ma noi stiamo parlando di una cosa che magari la maggior parte della gente, perché Mazzoli l'ha pubblicata alle 2 di notte, non sa. Non è colpa mia, è colpa di quel genio di mia moglie. Allora, siccome io non avevo accesso al nostro ZooTube, che è il canale YouTube dello zoo. Ce ne sono due in realtà, non fatevi ingannare. Uno è porno, che non c'entra con noi, l'altro invece c'ha delle puttanate fatte dallo zoo. Quindi abbiamo deciso che noi ogni giovedì registriamo questa roba con un ospite, trattiamo argomenti che potete anche voi, non so, imboccarci attraverso i messaggi, intervistiamo chi volete voi, parliamo di quello che volete voi, male però. Ma molto male. Al bar dello zoo può venire anche un ascoltatore, perché per forza uno ascoltatore. Noi non ci siamo, ma possiamo anche prendere un perfetto ascoltatore e tritarlo di merda, non è un problema. Perfetto. È un bar, entrano tutti al bar. Allora andate su ZooTube, si chiama Il Bar dello Zoo, la prima puntata l'abbiamo fatta con Naike Ravelli, con cui volevamo parlare tempo fa, ma non siamo riusciti. E allora l'abbiamo fatto per i cazzi nostri. E parliamo della vulva di sua mamma, Ornella Mu. Cioè, contenuti, ragazzi. Il tentativo più maldestro di fare un late night. Noi avevamo questo problema, perché bisogna essere sinceri. Sì, è giusto. Allora, noi abbiamo questo problema che in onda non vogliono che diciamo le parolacce e che parliamo di organi genitali. Quindi, giustamente abbiamo fatto.
creato uno spazio dopo la puntata per poter dire la parola vagina. Esatto. Perché noi in onda dobbiamo chiamarla fica. Non possiamo dire vagina. La gente, oh, ti sei imborghesito. Invece, fuori onda possiamo dire vagina, pene. È tutto il contrario di tutto, esatto. È meraviglioso. È un po' il periodo che stiamo vivendo, tra l'altro. Rappresenta meglio, cioè proprio tutto brutto, fatto male, luci di merda. Esatto, l'audio che salta. Beh, esatto. Bellissimo. Se volete bellissimo. Vedere questa porcheria, potete andare su. Ma io sono fiero, sono fiero. Perché io, allora, posso essere però, sincero, però aspetta, un consiglio, se volete guardarla bene, andate su ZoTube, su YouTube, ovviamente. Dovete avere una bottiglia o di prosecco di spruzzo o di balorda o il lambrutto e indossare un fumagazzi, così esatto. Abbiamo completato perfetto. L'opera. Se non trovate il link a ZoTube, andate su Instagram, su Fabio Alisei nelle stories, no, vi ho lasciato il link. Oppure Paolo Noyes nelle storie, c'è il link. Oppure gianfrancodangelo.com. Che morto. Ah, è vero, poverino. Vabbè, non è che l'ho offeso, anzi. Ho capito, ma non riesce più a gestire la pagina. Poi arrivano un sacco di like e non se ne gode. Lui non l'ha offeso. Tu sei vagina. Allora, tra le varie cose di cui parleremo oggi, vabbè, insomma, scandalo Cambridge Analytica, Facebook avrebbe pagato uno scudo legale per Zuckerberg, che io odio. Ma vedi che piano piano la ruota gira. È un automatismo. Cercate di capire la ruota gira. Pare che abbiano pagato 5 miliardi di dollari nell'ambito di un accordo riservato con la Federal Trade Commission americana per mettere al riparo il fondatore amministratore di Facebook. Ma secondo te quanto rimarrà ancora a capo di Facebook? Ah, un minuto e mezzo, lui si dimette, metteranno un altro e inculerà l'altro. Perché cioè, tu dimmi, quale potenza al mondo lascerebbe le mani della cosa più potente del mondo uno che... In Italia, no, sicuro. Assolutamente. Cioè già lui sarà gestito dai poteri forti, ma adesso lo faranno fuori. Il potere forte è lui in realtà. No, infatti. Quello che pensiamo noi. Secondo te lo Stato americano lascia nelle mani di Zuckerberg? Beh, lo Stato americano si è acchiappato 5 secondi per non fargli niente. Per non fargli un cazzo, quindi scusa, mi sembra che fossero già d'accordo. Tra i due il potere forte mi sembra lui che dice: scusa, Stati Uniti, perché hai i soldi, non rompere il cazzo, dai. È successo così, eh. Comunque, ragazzi, se andiamo a rivedere, perché poi uno si dimentica. Noi tendenzialmente ci dimentichiamo le cose, ma tutti, non è una roba solo italiana, è il mondo intero. Abbiamo talmente tanta informazione che ci va negli occhi ogni minuto, ogni istante, attraverso i social, ci dimentichiamo. Ma vi rendete conto che questo è uno degli uomini più potenti del mondo ed ha una faccia di cazzo? Cioè, ha rubato un'idea a degli amici. Non ha fatto un cazzo lui, è diventato potentissimo, ha in mano i dati sensibili di miliardi di persone. Ed è un coglione. Ma proprio con la patente. Potenti e belli non ce n'è. A me. Ma chi lo deve? Guardi un ragazzo. Punto, no. Tu conti un cazzo, sei stupendo. Ah no, è vero, non sei neanche stupendo. Ma devo trovare il mio abito. Comunque quelle a cui gli ha inculato Facebook hanno fatto ancora più soldi con un'altra idea, la sai? Ecco, i bitcoin li hanno fatti, se non sbaglio. Fatto una frangata di soldi con un'altra roba. Sì, vabbè, ma non quanto lui. E poi non si parla dello stesso potere. Però quei due erano belli, ha ragione Fabio. I due erano bellissimi, o almeno nel film. Ma sono belli anche dal vero. Possiamo due basare la nostra conoscenza sui film, cioè. Ma infatti, l'ho visto in un film, allora è vero, cioè. No, ci sono le foto, esistono ancora, sono vivi, sono due belli, loro non contano un cazzo rispetto muoiono di fame, giustamente. La faccia da pirla. Adesso vi faccio vedere io appena faccio l'allungamento degli arti, la liposuzione e il cambiamento di sesso. Cazzo, deve diventare seppia. Faccio vedere io, il potere sarà nelle mie mani, cazzo. Poi dopo parliamo di questa inchiesta bomba che potrebbe sputtanare mezza capitale, robe false, Green Pass, vaccini falsi. Il problema sono politici, personaggi dello spettacolo, sportivi e imprenditori. Wow. Ma perché non ha messo l'elenco dei nomi che oggi ci saremmo divertiti un sacco? Cazzo. Cioè, pubblicano le intercettazioni telefoniche? Perché è ancora un'inchiesta è in corso. Vabbè, cosa appena, vuol dire? Ci sono un po' di. Un paio di nomi. Oggi perché ci la Puccioni divertivamo. È garantista. No, io assolutamente. Puccioni è garantista. Sì, quello un pochino sì, però. Dunque. Cioè, nel senso, ancora non si sa niente. Ho capito, ma due nomi ce li avranno già sotto mano, dai. C'è Magalli. Intanto si sa che lo studio è a Colli Albani e quindi insomma il medico può intervenire in quella zona, quindi vediamo. E chi c'è lì? Che cazzo ne sono tutti in città di Roma io? Che ne so io? Ma poi che cazzo c'entra? Se veramente questo qua faceva sti magheggi, magari c'è gente anche che da Milano e da altre città ne usufruiva. Non bella è che necessariamente. Persona, comunque, ragazzi. Ragazzi, per il grano si fa questo e l'altro. Bella allora, gente. Ieri sono circolati due video che ci hanno fatto ammazzare da ridere. Uno che finalmente svela che c'è un complotto. C'è un complotto, noi lo dicevamo da tempo che c'era un complotto. Questo prete durante
durante la messa finalmente svela di chi è la colpa di tutto quello che stiamo vivendo. Ce l'hai a portata di mano, Pippo? Lo vuoi sentire veramente? Sì, forza, dai, ridiamo su una roba seria. Un po' leggera, dai. Minchia. Dai, ce l'ho. Senti. Messa, messa, vera. E così come abbiamo annunciato, desideriamo adesso rivolgere una preghiera per tutti i nostri defunti, per tutti coloro che sono morti anche a causa del Conad, ma soprattutto per coloro che nella solitudine ci hanno lasciato. È il Conad, io lo sapevo. Il Conad. Allora, sai perché? Perché la COP ha preso i vini dello zoo, Enoteca. La Conad no. Allora si è presa male e per ripicca ha fatto una pandemia. Io sono andato una volta con una ragazza di Vicenza non protetto, ho preso il Despar e vi assicuro, ragazzi, 2 settimane una cappella. Gaspar è terribile. Anche io invece una volta ho preso l'S lunga, ragazzi, poi mia moglie è di una felicità. Però perdonami, visto che stiamo mettendo questi audio dell'internet, c'è quell'altro. Fammi vedere un attimo l'occhio. Sicuro che non c'hai un po' di Eurospin? Non lo so, devo controllare. Ma che stiamo scherzando, ovviamente, è uno strafalcione. Allora, sono stato anche criticato per aver pubblicato sto video. Un giornalista della Rai, un mito, meraviglioso. Poverino, si è incartato, succede a tutti, però fa ridere la cosa. Una tipa mi ha scritto dandomi del lei, quando mi devono insultare mi danno del lei non sa, magari gli è venuto un attacco di panico, ma no, non era preparato, non era pronto, si è incartato, succede a tutti, ragazzi, cioè vabbè, ma è una roba, fa sorridere, non è che l'abbiamo massacrato, fa ridere. Io lo metterei presidente della Rai, ma proprio domani mattina. Ma ce l'avevo già il ministro degli esteri, così teniamolo lì. Sentiamo. Collegamento. Torna in diretta Paolo Mancinelli, buongiorno. Buongiorno, siamo qui per parlarvi della nuova tavolo in esame sulle condizioni del lavoro del personale ITA. I sindacati e... Cosa? Paolo? Mancinelli? Grazie Mancinelli. Quanto è professionista la conduttrice! No, cioè. Ma la sensazione è che lui o era lì per fare un altro pezzo, quindi lei ormai gli ha dato la linea e lui ha provato a improvvisare, ma sai, non è una cosa facile. Oppure lui doveva farlo, che ne so, in scaletta, 20 minuti dopo, quindi stava ripassando. È colpa delle mogli, l'avrà chiamato la moglie chiedendo una cosa che gli ha rotto i coglioni, lui stava rimuginando. E gli ha cancellato gli appunti sul coso, capito? No, la sua testa era dall'altra parte. Paolo Mancinelli, però. Grazie Manci. Grazie Manci, allora attenzione, oggi apriamo la puntata con un blocco nuovo, si parla di bestie bestiali. Oggi parliamo di un granchio un po' particolare, ci colleghiamo, prego. Ciao Pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale. Bestie bestiali. Ci crede, eh? Oggi il nostro Lenny discenderà al corso del fiume Nakakat per approdare su remota spiaggia della Thailandia. Lì e solo lì vive un grande crostaceo in via di estinzione, il granchio urlatore del Kites Tramur. Questo rigagnolo di rifiuti di plastica e feci di tacchino porterà la mia canoa direttamente alla foce. Da lì cercherò un passaggio per la tana del granchio urlatore. Speriamo di essere fortunati, perché l'ultima volta nel deserto di Gobi, per fare 15 miglia in cammello, ho dovuto masturbare tutti i figli maschi di un beduino. Tra l'altro su TikTok. Giunto a destinazione, Lenny incontra Bateng, un giovane autista locale molto popolare da queste parti per essere l'unico della sua famiglia a non prostituirsi con i turisti. Senti, ma davvero tua nonna riesce a sparare le palline da ping pong con la vagina? Tanganga tanga gong. Sì, certo che lo voglio vedere il video, Bateng. E lasciami pure l'indirizzo. Oh! Ehi, hai sentito? Oh! Ferma la macchina, io scendo qui. Lenny ha riconosciuto il verso del granchio urlatore ed è finalmente pronto ad entrare in azione. Sono sicuramente loro. I granchi urlatori urlano per qualsiasi cosa. Corteggiamento, difesa del territorio, pericoli, fuori gioco. Nessuno è ancora riuscito a decifrare il loro linguaggio. Ma ormai ce ne sono così pochi che forse rimarrà un mistero. Mi avvicino lentamente, non voglio disturbarli. Cazzo! Questo mi sa che era un piccolo. Mi è spuntato da sotto la sabbia, all'improvviso.
Si vede che si era perso. Vabbè, ci penseranno i gabbiani. I granchi urlatori hanno individuato la nostra troupe e adesso urlano davvero forte. Così forte che Lenny comincia a sentirsi disorientato. Accidenti, che casino! Sembra Reggio Calabria. Aspettate. Eccoli. Guardateli. Abbiamo trovato la loro tana. Diamine, sono enormi. Pensate che le leggende locali dicono che oltre ad urlare, nelle notti di luna piena facciano anche due o tre canzoni dei Litfiba. Aspettate, voglio provare a comunicare con loro. Si sono girati, guardate. Con le loro urla adesso mi fanno capire che sono parte della loro tribù. È un momento bellissimo. Incredibile. Pare che Lenny abbia instaurato un dialogo con la comunità di granchi urlatori. Che succederà adesso? Mi stanno fissando. Porca via! Improvvisamente l'intera comunità di granchi urlatori aggredisce il nostro Lenny. Cielo, se la sta vedendo davvero brutta. Fascisti! 10 contro 1, vigliacchi! Dannazione, Badeg! Sei un cazzo di Rambo a mandorle! Bravo! Tanga, tanga, gong! Hai salvato la vita! Certo che hai fatto una bella strage! Sembra il finale della Sirenetta se la girava Tarantino! Che dici? Saranno buoni da mangiare? C'ho una fame! Batang Bigeng! Ah, sanno di urina di vecchio. Niente, allora mangerò un Kit Kat allo yogurt salato acido, lo snack degli eroi. Hai tagliato, Fred? Cazzo, che sponsor di merda, sembra sperma di mammut. Lottando coi granchi urlatori, Lenny ha perso 3 dita del piede sinistro e il naso, ma è vivo. Certo, purtroppo a causa delle fucilate la colonia è praticamente estinta, ma le riprese in compenso sono venute da Dio. Che cos'hai da ridere, Bateng? Ma dang batang deng. Ah, il naso. Senti, non è vero che sembro Voldemort, ok? Aveda che dovra! Avada che dovra! Ridi, ridi, tanto tuo padre è senza ciolla e tua madre spara palline dal culo. Batong! Tua nonna, sì, è lo stesso, Precisetti. Aborigeno del cazzo. Bestie bestiali! Ma cos'è? Molto bello, io lo seguirei. Ma cos'è? Ma che cos'è? È meno dei programmi reali che ci sono su Real Time. Sì, perché io ogni tanto mi capita di scanalare quando sono da mia suocera non ha Netflix e cazzi, no? E quindi guarda tutti questi robe che ci sono sul digitale terrestre. Di Max è eccezionale. Discovery Channel che fa queste robe così. Di Max che è macista proprio alfa. C'è questo tizio qua che è da australiano. Guardate, in questa tana vive uno dei serpenti più velenosi del mondo. Infila dentro la mano! Sì. È morto quello! Sì, era quello che si faceva mordere da tutte le cose velenose della terra. Perché? Ed è morto perché praticamente non sono riuscito. Lui era convinto che ormai fosse immune al veleno dei serpenti. Ma che cazzo? Si è fatto mordere, non so, da un cobra o qualcosa del genere, è crepato, poverino. Beh, come quell'altro Crocodile Hunter, ve lo ricordate? Quello che prendeva il coccodrillo con le mani. Però lui è morto per il colpo di una cosa. Come si chiamano? Le mante. Che c'è La Stingray. La famiglia ha fatto in Australia, c'è questo parco. Pensa se morisse, non so, io andando sul monopattino, capisci? Cioè, è una roba che tu dici per tutta la vita. Monopattin Hunter, cioè. Guarda che è più rischioso che dei coccodrilli a Milano. Minchia, a Milano sicuro, eh. Allora, abbiamo un'infameria telefonica che parla di truffe. Allora, ne stavo leggendo un paio che ci ha girato la chicca, che salutiamo. Pensa, la madre picchia il figlio e gli spacca i denti per intascare i soldi dell'assicurazione. No, cioè, questo è il titolo. Wow. Questo è uno dei titoli. Scippate in stazione a Bologna, ma una delle rapinatrici è sua sorella. Cioè, capisci? Cioè, io non so. Ma dove stiamo andando? Ma dove sta andando l'essere umano? Mamma mia. In questo caso, invece, cosa è successo? Cosa è successo? Allora, c'è questo ragazzino che fa le truffe. Cioè, le truffe. In realtà è un piscialetto che sta su Subito. Sai Subito.it, dove c'è la roba usata. Si è ingolosito probabilmente. Allora, ha comprato da un altro venditore degli accessori per il cellulare. Ok? Sì. Il tizio, fidandosi, comunque il ragazzino aveva delle buone recensioni, gli ha mandato un centinaio di euro di accessori. Il ragazzino non solo non l'ha pagato, ma continuava a scrivergli: coglione, t'ho fregato! E questo si è incazzato e ha detto: per piacere, mi date una mano a farlo cacare sotto. E quindi? Solo che il ragazzino è minorenne.
Ah, ok. Okay, quindi noi non potevamo infierire su un minorenne, cioè nel senso. Però gli abbiamo insegnato una lezione. Però anche abbiamo cercato di dargli una tirata d'orecchie. Okay? Va bene, la sentiamo all'interno dell'infameria telefonica di oggi. Andiamo. Stronzoni, vorrei vendicarmi di questo ragazzino che fa scambi di cellulari su subito.it. Ha comprato da me degli accessori senza pagarmeli e quando gli ho scritto mi ha anche preso per il culo. Vorrei fargli prendere un bello spavento, così la smette. Pensateci voi. Round 1. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono l'avvocato De Paola. Sì? Sì, buongiorno, sei Federico? Sì. Sì, ti do del tu, mi sembri molto giovane. Sì. Sì, scusami Federico, su una sola informazione, tu sei maggiorenne? Le passo mia madre. Forse è meglio, sì, grazie. Scusami Federico, perché non posso parlare con te se sei minorenne, scusami, Round 2. Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora, sono l'avvocato De Paola, la chiamo dallo studio Lavello e Savoia. Studio, Lavello sì, buongiorno, mi scusi signora, io la sto disturbando perché ho da poco preso in carico la querela che il signor Michele diciamo mi ha chiesto di inoltrare ai possessori di questo profilo .it dai quale è stato truffato e in riferimento credo che sia a suo figlio Federico. Si tratta, sì. Si tratta di un ordine per accessori per cellulare che non ha mai pagato e il mio cliente lo ha poi ricontattato successivamente, poi ovviamente negli atti che le arriveranno ci sono anche tutti gli screenshot degli scambi ed è stato così un po' canzonato da suo figlio, insomma lo ha preso in giro il mio cliente senza averlo pagato e per il fatto di non averlo pagato. Naturalmente essendo il ragazzo credo minorenne. No, ma allora guardi, quello indubbiamente. Intanto le chiedo di quali accessori, cioè di cosa si parla, di quale cifra. Guardi, perché io sono. Ah, lei non sa niente di questa cosa? Assolutamente no. La cifra non è ingente, insomma, siamo sui 1800-1900 euro. Quindi non è una cifra preoccupante. 1800 euro? Sì, sì, non è una cifra preoccupante, diciamo. Io sono a conoscenza che mio figlio. Cioè fa scambi telefoni, però questo qui di una truffa al telefono per degli accessori a me mi è veramente nuova. Guardi, io ho qua il querelante, il dottor Michele, che tra l'altro è un fornitore anche per Apple, per Microsoft, quindi è un fornitore piuttosto importante, leader per quanto riguarda il Nord Italia. Capisce bene, signora, che sarebbe meglio insomma che la cosa si risolvesse in modo bonario. Ma quello indubbiamente. Però allora le chiedo io per capire e per avere in mano questo materiale, queste cose, per capire di cosa si tratta, cosa. È un ragazzino? Sì, sì, è un ragazzo. Signora, io innanzitutto devo chiedere di fornirmi un indirizzo dove mandare, diciamo, la raccomandata. Ma senti, ma fammi parlare un attimo con la mamma, dai. Senta, signora, posso passarle il dottor. Ma per bacco ci mancherebbe. Grazie, la ringrazio, salve. Ma io ringrazio lei. Round 3. Pronto, signora? Salve, buongiorno. Salve, salve, sono genitore anch'io e capisco. Adesso poi ho appreso che il ragazzo è minore e quindi c'è. Sì, sì, beh, c'è dietro. Ha fatto 14 anni a giugno. Accidenti, è proprio un ragazzino. Sì. Allora, signora, a me mi spaventa più che altro che un ragazzino così giovane possa accedere a strumenti così importanti come i portali online di compravendita, perché come capisce, un 14enne, come mi sta confermando lei, è preoccupante. Sì, sì, beh, ha fatto 14 anni a giugno, ma io le chiedo. Capisce. Quindi allora io non lo so, mai lì il ragazzino? No, ce l'ho a scuola. Ma mi perdoni, non ne aveva risposto il ragazzino? Sì, sì, credo di aver parlato con lui. Sì, l'avvocato mi confermava che ha risposto il ragazzo al telefono. Guardi, noi abbiamo sullo stesso numero, quando compare comunque sia suona sia il suo che il mio, perché adesso io lui ce l'ho a scuola, infatti lui ha un telefono, adesso io ho risposto al numero privato con il mio telefono. Io se chiamo suo figlio risponde in questo momento, mentre suona al telefono con lei? No, allora no, le spiego, se lei chiama mio figlio teoricamente non doveva neanche rispondere al cellulare, perché lui è a scuola e lui esce da scuola all'una. Ah, capisco. Possiamo anche incontrarci. Però signora, vede,
spesso quando capitano queste cose ci sono i genitori che mandano avanti i ragazzi e poi dietro però magari mi si nasconde il genitore truffaldino, capisci? È già successo altre volte. Guardi, se io le do in mano il mio telefono, cioè per dirle la mia ignoranza tecnologica, io non ho neanche scaricato, per dire. Da padre, anche io, se le posso dare un consiglio, controlli un pochino più da vicino l'attività di suo figlio. Quando io stasera lo vado a prendere cerco anche di capire cosa ha fatto, perché per me questa è tutta una novità. Anzi, io vi ringrazio di avervi chiamato. Ci mancherebbe, signora, il nostro lavoro. Signora, facciamo così. Allora, perché capisco anche la situazione, sento la sua sincerità. Lungi da me creare. Il ragazzo è troppo giovane. Allora, facciamo così, signora. Io adesso, come sentirà, faccio una bella cosa, signora. Guarda, senta. Ecco, questa è la querela che avevo dato in mano al mio avvocato. A me è quello che mi preme soltanto che quando torna a casa il suo ragazzino, prendi, gli tira le orecchie e gli spiega. No, io gli spacco la testa se lei me lo concede. Arriva un momento in cui devi tirare il freno a mano, in cui devi buttare a monte lo scherzo per non fare del male ad una persona. Questa mamma non merita la nostra cattiveria, ma il nostro aiuto. Magari vigili un pelo di più su quello che riguarda le sue attività extrascolastiche. Mi basta solo questo, signora, possiamo, facciamo finta che non ci siamo mai sentiti, va bene, signora? Guardi, se io ce l'avessi di fronte la ringrazierei, cerco di capire, ma io adesso gli requisisco anche il cellulare. È un attimo che a quell'età lì pensano di essere i più furbi del mondo, ma non è così. Ma sono dei coglioni. Niente, si tranquillizzi, sia serena, che da noi, no, capisce l'avvocato? Ma sì, ma certo. Va bene? Ma ok, sì, sì. Da noi non ci sentirà mai più. Però quello che le posso dire, gli dica pure che il discorso... No, ma io gli dico la verità, cioè quando lui viene stasera e lui si deve mettere a tavola, mi deve spiegare quello che mi ha combinato. No, le deve spiegare cosa combina con .it, la sua attività. Esatto. Cioè, diciamo che a 13 anni non si può essere un commerciante di tecnologia, no. Mi perdoni, con tutta la buona volontà che ci può mettere una famiglia per crescere un bambino intelligente. Però io a 13 anni giocavo con le biglie, io non stavo a fare del commercio online, capisci? Sì, ma. Non ho parole, guardi, non. Va bene, signora, le mando un abbraccio forte. Io vi ringrazio. Ci mancherebbe, signora, se si può, è sempre la soluzione migliore. In bocca al lupo per tutto, Credi. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Saluti la signora. Arrivederci, salve. Sì, siamo merde. Ma fino a un certo punto. Bisogna far riflettere comunque. No, ma più che altro, allora, se fosse successo in un altro modo, in un'altra epoca a noi, mia madre mi avrebbe sfondato. Madonna, mia madre e mio padre insieme, cioè uno per volta. Fortunatamente siamo in un'era in cui certe cose non possono più accadere, cioè un po', però. Sì, perché compri la pasta pronta e non la fai in casa col mattarello, è tutto lì, grazie Giovanni Rana. No, non è per quello. No, fortunatamente c'è un po' più di tutela nei confronti dei ragazzini, però. Ma contemporaneamente c'è troppa lascività. No, lassismo. Ma cazzo, ti ho anche guardato. Lassivo è quando ti metti le calze in rete. Comunque, ma zuzzurralo anche tu ogni tanto, scusa. Sai perché mi ha pennacchiato quando va bene. Lui è un pennacchiatore, Io sono il generale Mandocci. Alisei è un pennacchiatore. Sì. No, Alisei è un pezzo di merda, punto. È un grosso pezzo. Ha corretto il generale Mandocci. Non mi stufannare, Non esagererei mai. Oggi è venerdì e quindi è il caso di ricordare l'evento di domani a Tortona, dove ci sarà la manifestazione Watch of Italy. A rappresentare i fratelli Fumagazzi ci saranno Pippo Palmieri e Paolo Nois, che mostrerà a tutti il suo orologio in mega anteprima. L'orologio della svolta. Lo Skeletor dorato. Che meraviglia! E adesso ce l'ho anch'io, quindi... No, tu hai anche tutti gli altri faccia. Oh, guarda di che merda. Bello questo, guarda che bello questo. Ma la mia cipolla nera. Cazzo, sai che la tua cipolla hai rotto i coglioni. La prendo io domani, Fabio, ci Vabbè, penso. Dai, io. Marco, però anche per la Puccioli. Sai perché ti invidio? Perché oggi andrai in moto d'acqua sulla baia. A dopo, è tardi, ciao. Figlio di puttana.
Questo è lo Zoo di 105. Pippo Tutiglio, sti quattro stronzi. Siamo i migliori in diretta, anche spronzi. Letizia Puccioni, l'accento toscano. Paolo Terrone sembra messicano. Fabio che veste di merda, veste dopo guerra, ma è quello che in realtà c'è il grano. Wender che coda ad uccidere i vecchi, a ciucciare le tette ad ogni essere umano. Yeah. E mi chiedi come va, ti rispondo che sto bene da quando ascolto lo Zoo. Hai la crisi perché dici non hai personalità. Dalle 2 alle 4 all'ora inizia il nostro show. Gli amici vanno e vengono, ma mazzo li rimane. Sono le 2 ore che prendiamo come break. Allora cosa aspetti tu, vatti a sintonizzare. E se non hai capito te lo spiego, break. Che questa è la banda dello Zoo. Non ci devi rompere il coglione. Fabio, Paolo, Wender e Mazzo. So più bastanti quel di Gerignò. Che questa è la banda dello Zoo. Non ci devi rompere il coglione. Fabio, Paolo, Wender e Mazzo. So più bastanti quel di Gerignò. Pula, 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 pula. Grazie Paolo. Effettivamente se riflettiamo sui nostri passati, perlomeno il mio, io ho fatto delle robe terrificanti quando ero ragazzino. Me ne pento, oggi ci rido, però ai tempi ho fatto cose peggiori del ragazzino che abbiamo sentito prima. E uno ha scritto: è un miracolo che tu abbia ancora tutti i denti in bocca, perché mio padre e mia madre non so come hanno resistito a non abbattermi il volto, perché io ho fatto delle cagate. La soglia era talmente terrificante che una cosa come questa era una bazzecola, capito? No, sì, no, diciamo sì. Che il concetto di anni 80 è l'importante, è che non ti buchi. Sì. Esatto. No, mio padre diceva due cose, uno non la posso dire, l'altra era l'importante che non ti droghi, poi per il resto fai il cazzo che vuoi. Ma me l'hanno detto, ma non ha funzionato tantissimo. No, vedi, mio padre era un po' più infimo, era un po' tipo Mario Draghi. Beh, cioè, qualcuno avrei preso. Te la metteva giù come una roba, cioè io alla fine, però ha funzionato. Mio padre la metteva più su un punto di delusione personale, cioè se fai questa cosa
potresti deludermi. Allora io, pur di non deludere mio padre, allora hai fatto le cose peggiori di questa no terra. Però non mi sono mai drogato, cioè io stranamente, nonostante abbia lavorato in discoteca, faccio la radio da 1000 anni, non mi sono mai drogato, cioè ho fatto un po' di tiri di canna. Io mi sono drogato piace. Anche sott'acqua, penso. Ho capito. Vabbè, questo non è un bel esempio. Ma non è un esempio. Don't try this at home. Però dico. tuo padre ti diceva di non drogarti. Ma c'era sott'acqua mio padre, perché l'hai preso, cazzo, è un delfino. Ma sai, sta anche alla presenza dei genitori. Esatto. Erano strapresenti, tranne quando fumavo. No, il problema soprattutto oggi, io ho degli amici che hanno dei figli e secondo me non avrebbero dovuto averli, perché magari li portano a cena, gli danno in mano il telefonino o l'iPad, così non rompono i coglioni. E gli chiedono, mi stendi una riga sull'iPad? No, no, non rompere, cioè proprio ti guardano per dire, hai visto che figata la tecnologia, così mi tolgo dal cazzo il figlio. E no, pezzo di merda, perché io per esempio ho un cane, il cane ovviamente non va paragonato a un figlio, ci mancherebbe. Anche perché altro. Non sa usare l'iPad. No, il mio cane guarda che sarebbe capace di fare anche quello, però è una responsabilità e dal momento in cui tu ti prendi una responsabilità la devi portare a termine. Non è che poi dopo non c'hai voglia, allora gli ficchi in mano, come dare l'osso al cane, capito? Non hai voglia di portarlo a pisciare o non hai voglia di giocarci, gli dai l'osso. No, no, gli sei un pezzo di merda. Figurati per un figlio, tu stai crescendo un ebete perché poi guarda tutto il giorno le stronzate su YouTube, che può essere anche pericoloso magari perché i contenuti non sono sempre dei migliori, tranne il bar dello zoo. Infatti mio figlio do l'osso. Ecco. E così cresce, cioè mi riporta al giornale, te lo giuro. No, ma è importante, è una responsabilità grossa. Essere genitore non è solo mettere al mondo un figlio, sono papà, sono mamma, cioè poi bisogna educarli. E miei più crescono e più responsabilità. Esatto, quando bambini mi dicono piccoli, problemi Mazzoli, piccoli. Dai, ma fai un figlio, e quando crepi tu, speriamo mai, però quando crepi, morirò anch'io ovviamente, quando crepi tu, dopo chi è che farà lo zoo? A parte che è notorio che se tu hai un figlio, magari sei una persona che ha fatto determinate cose nella vita, bello o brutte che siano, solitamente tuo figlio cresce un coglione, quindi è proprio automatico. Guarda, vero, sono il generale Mandozzi, se no. Sei forte tuo figlio è un coglione. È vero, il mondo dello spettacolo è pieno di figli. Mio padre è un grande artista, un uomo che ha studiato tantissimo, colto, sa di tutto di storia, guarda io che coglione che sono venuto fuori. Però sei un artista anche tu. Ma che artista sono? Cioè, infatti, artista. Che artista è? No, lo so, mi sembrava carino dirglielo. Sono il sottosegretario Zabulli. Mi scusi generale, però non ti coglioni dai adesso. Il sottosegretario Zabulli è licenziato. Sono in generale. C'ho il green pass però, dai figlio. No, sai cos'è? Ieri, per citare il bar dello zoo che abbiamo fatto con Aiche Rivelli. Con la fica Rivelli. Una delle cose divertenti che è emersa è che la generazione di figli di, cioè negli anni 70 questi grandi artisti hanno figliato come i bastardi. I Pooh ce li abbiamo tutti noi tra l'altro, sì, in radio ormai. Però... Adesso abbiamo una schiera di quarantenni che sono figli d'arte, che sono lì, che si arrancano. No, ci sono quelli che hanno i genitori che si sono preoccupati di sistemare i figli e altri invece che se ne sbattono il cazzo, non sai neanche chi sono. Scusa, e... non c'entra un cazzo, ma mi hai fatto venire in mente una cosa facendo una battuta. Ma per finire in carcere ci vuole il Green Pass? Che senso? No, allora io ti arresto, ok? Ti arresto in flagranza di reato. Cosa c'entra con i figli? No, perché hai detto, io sono il che generale non mi può licenziare perché c'ho il green pass. Ma stavo parlando d'altro, chi se ne frega di. Allora non la dico, la ritratto. No, va bene. Vabbè, finisce ormai. No, se qualcuno può rispondermi a questa domanda. Cioè, per andare in galera devi avere il green pass. Quindi tu. E se uno non ce l'ha, non va in carcere. No, solo, scusa, fa. Lo tampona. Gli fanno il tampone e poi finirà. E ogni 48 ore per l'ergastolo ti fanno il tampone. Ma non lo so, la metteranno in una cella. Guarda che non è una domanda sciocca, pensaci. Cazzo, ma perché hai intenzione di delinquere a breve? No, chiedo per sapere. Forse non vuole il green pass, non lo so. No, non lo so, però penso, cioè, ci devi stare tanto tempo lì a contatto ravvicinato con tante persone. Ma sì, ma se tu non ti vuoi vaccinare. Senti il rumore. È l'acqua del gran cazzo che me ne frega, Fabio. Di cosa stiamo parlando? Ma no, guarda che è una domanda perniciosa. Non lo so, ma è una domanda solo italiana, perché sai che il green pass c'è solo in Italia, quindi non lo so. Da noi totale così, solo così, le altre nazioni ne hanno meno. No, cioè, Germania, ad esempio, vale solo per i lavoratori del settore pubblico, per dire. Sì, infatti, in America ci hanno provato, ma è contro la legge, quindi hanno avuto proprio un secondo e mezzo. No, è una domanda così. A New York, però, ti chiedono se sei tamponato, cioè vogliono vedere. No, a New York c'è il Freddy Pass, devi avere i baffi di Freddy Mercury e il laccio sul braccio. Cioè, certo. Perché ti va di fantasia, capito? Mamma mia, ragazzi, New York, che roba, gestita da dei coglioni. Io così coglioni non l'avevo mai visto in tutta la mia vita, proprio. E sta in Florida.
Meno male, ma meno male, ma grazie a Dio che sto in Florida. Guarda, io ringrazio il cielo ogni giorno, guarda. Sai che qua, io ogni tanto dicevo a mia moglie: ma dove cazzo mi hai fatto venire a vivere? Invece oggi dico: meno male che vivo qua, ma che bella è la libertà, ma che bello. Pensa se stavi in Texas, ma... beh, ancora peggio, cioè sono ancora più, e Arizona ancora di più, ancora di più, ancora di più. Vabbè, stavamo parlando dei figli. Sì, ma non mi interessava tanto, per questo vi ho interrotto. Mi stavo interrompendo il cazzo. Ma che palle che sei. No, è bello, era interessante. Ma deve essere un cecchino di morfina ogni tanto. Aspetta un secondo, allora, siccome è un continuo lamentarsi sui messaggi al 342 41 15 105 in merito all'app, lo sappiamo. Allora, abbiamo scoperto l'arcano. Perché, si domandano tutti, io ascolto la radio fino alle 2 e si sente benissimo, poi appena parte lo zoo iniziano i problemi e quando va la pubblicità si sente benissimo. Stessa cosa al mattino. Allora, ve lo spiego. Il nostro programma e quello di Marco Galli sono i programmi più ascoltati in assoluto in Italia. Quando, siccome i server che abbiamo sono piccoli, quando siete in tanti che entrano tutti insieme, quindi vuol dire che c'è tanto ascolto, il server crolla. Quindi quando arriva un tot di persone non ce la fa e crolla e inizia a creare i problemi. Quando parte la pubblicità, ovviamente la gente si stacca un secondo, probabilmente. Stessa cosa vale al mattino. Quindi dobbiamo comprare un server più grande. Punto. Sì, perché quelli tascabili non sono stati una grande idea. No, avere questo Fausto server che va in giro con i server nelle tasche non è una buona funziona, idea. Non funziona. Il problema è che abbiamo il server piccolo, questa è la realtà. Allora, il discorso del flusso della pubblicità, secondo me, perché il server dà priorità alla pubblicità, certo, che è su un altro server. Esatto, e si sente benissimo. Se invertissero i ruoli, si sentirebbe bene il contenuto e la pubblicità un po' meno. No, verrebbe sparato tipo un mitragliatore. Mentre stai parlando, senti di negli insert. Conad. Supermarket. Ma perché non passa sull'RDS la pubblicità? Ma la pubblicità, che poi la pubblicità moderna. Ma è una vita che lo dico, è una vita. Volevo fare addirittura i QR code da mettere sull'RDS, sulla radio. Non mi caga nessuno. Gliela fai in sovraimpressione che va, tanto vedi scritto Conad, che è quella che ci ha contagiato. Lo farà qualcuno tra un po' e si prenderà tutti i meriti e i soldi e tutto il resto. Battaglia, sai che lo fa Battaglia? Sicuramente. Quello che fa incazzare è che anche la qualità della pubblicità moderna fa cagare. Non è bravo, negli anni 80 avevamo una cura nel dettaglio. Gli anni 80 avevano una canzoncina. È vero che ti vendevano un prodotto di merda che non però serviva niente. Però te la guardavi, ti intratteneva anche la pubblicità. Il carosello, vi ricordate? Il carosello era il momento più guardato della televisione, cioè la gente amava la pubblicità. Oggi è vista come una rottura di coglioni. Torniamo a fare le cose fatte bene, con dei bei messaggi. Sentite questo carosello, questa carrellata di pubblicità di prodotti anni 80 palesemente inventati. Andiamo, vai. Pubblicità. Fermo, ne voglio uno io. No, sono tutti miei. Smettila, Piero, lo dico alla mamma. Ah, ma che fate? Con queste urla mi farete diventare pazza! Piero vuole mangiare tutti i crocconi Pelazza! Ma Piero, apri il freezer! Oh! Una madre moderna, separata e in carriera, non potrebbe mai lasciare i propri bambini a casa da soli senza un carico di oliosissimi crocconi Pelazza nel proprio freezer! Wow, mamma, ma ci sono tantissimi gusti! Io voglio quello ripieno di wurstel e pure risimi il pollo. Io voglio quello alla pizzaiola e surimi pesce. Crocconi Pelazza, il saziosissimo arancinone prefritto e carico di nutrimenti anche superflui per lo sviluppo dei tuoi figli. Sempre pronto nel tuo freezer. Che aspetti? Crocconi Pelazza. Cos'è? Ecco, bambini. Mamma, sa di semi il tonno. Che buono. Siamo così lungamente surgelati, salati ed imbustati, già imburrati, pronti per il forno, per il grill, con la forza del ripieno, croccanti in un baleno, forse meno, coi crocconi tutti fanno il basta farla pazza con crocconi Pelazza. Che slogan è? Turbo Jack Belli? Turbo Jack Belli! Oh, accidenti, questo ciuffo non sta fermo! Uè, Gino! Ma che chioma c'hai? Tieni, dai! Sparati un turbo nella chioma! Wow, che tago! Ciuffo duro come la coda del canguro! Sto bene!
sei tosto! Turbo! Scolpisci i tuoi capelli! Del wet look! Bright is ok! Fuma super fix! Turbo! Spazzole per un nuovo look! Turbo gel. Ciuppo duro come la coda di un canguro. Bellissimo. Taxi. Cioè, maledizione, ma non si fermano mai questi taxi. E il mio interregionale per Rimini parte a breve. Se lo perdo avrò un giorno in meno di pensione completa, cioè. Mannaggia, le vacanze iniziano proprio male. E per di più ho le pile scariche del Walkman, cioè. Ehi, giovane e graziosa adolescente. Aia. La vedo in difficoltà. Che no. Succede? Salve, cioè, sto cercando di raggiungere la stazione per tempo, cioè, perché ho l'interregionale per Rimini, cioè, che sto raggiungendo i miei genitori, cioè, per le vacanze, ma non si ferma nemmeno un taxi, cioè, e col bus non farò mai in tempo, cioè. A parte il suo linguaggio estremamente giovanile, comprendo. Se per caso la nostra differenza di età non la mette a disagio, sarei felice di offrirle un passaggio a bordo della mia modesta vettura. Ma... cioè... accidenti! Cioè... ma è una Mercedes 190 ad iniezione elettronica, cioè... Ah, già... il tender per l'eliporto. Cioè... avevo capito subito che lei è un bravo ragazzo, cioè... Ma dalla vettura, dice... Ma no, cioè, dal pazzesco scheletrato cronografo nel quale svetta il cactus, cioè. Ah, già, cioè, è Fumagazzi. Cioè, ciao. Ma che fa? Potrei essere una versione bellissima di suo padre. Orologi Fumagazzi, solo per bravi ragazzi. Fantastico, Dio, okay, sto male. No, ma Paolo, mi fai un regalo, ti fai riprendere quando mandi in onda, la rimandiamo da qualche parte, lo spot quello del gel, e tu lo mimi come hai fatto in webcam. Io piangevo perché ti immaginavo con la tutina tutta attillata, sai, quelle che usavano. A me piacerebbe rifare il video. Porca, che si va a spaccare per il culo. Madonna, tu con le spalline che balli, con le scarpine da ballerina, ti prego. Ma è tutto fondo bianco che ti spray. Turbo! Che schifo! Turbo! Siete pronti a giocare? Sì. Dopo la pubblicità ci sarà uno di noi fottuto perdente. Se ti senti uno che nella vita ha avuto più sfighe che gioia e ce le vuoi raccontare in onda, prenotati ora mandando il tuo nome e il tuo numero di cellulare al 342 41 15 105. Attenzione. Attenzione. Questo programma contiene parolacce e volgarità in chiave comica e non offensiva. Trattiamo argomenti che potrebbero turbare la sensibilità di alcune persone, alle quali consigliamo di non ascoltarci. Ogni riferimento a cose o persone reali è puramente casuale e del tutto in tono scherzoso. E non diffamante. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato in Italia. Metteremo? Mi faranno scendere?
piuttosto scende giù il controllore, ma io no. Cosa è successo? Ci ha fatti scendere. I do the same thing, I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. Oh, you can't be right here. I do the same thing, I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing, I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. For me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. I'd be fucked up if you kiss me right here. Che succede? Cosa è successo? Ci ha fatti scendere. Ma l'informazione è malata in Italia, lo sappiamo, lo è sempre stata. Abbiamo il nostro corrispondente Paolo in collegamento che ci spiega esattamente cosa sta succedendo. Prego, prego, sentiamo. Sono riuniti? Chi? Il tavolo di... Grazie Paolo, grazie, un applauso, grazie, grazie Paolo, ci ricollegheremo con lui. Grazie Paolo. Grazie Paolo. Andrebbe verificata però questa notizia. Per altri aggiornamenti. Attenzione, attenzione, un attimo solo, scusate, abbiamo un altro collegamento, pare che siano cambiate le cose. Prego Paolo, a te la linea, prego. Scusate, stavo bevendo. Prego, prego, prego Paolo. Grazie, grazie Paolo. Grazie Paolo, grazie. Vi seguirò più spesso, fate la vera informazione. Oddio, sai cos'è? È che se guardi il video vedi proprio il suo sguardo che dice: porca puttana, ho perso il lavoro. Come là, ci sono andati in panico. Dai, a chi è che non è successo? Ma non è andato in panico, non è vero, era impreparato. Secondo me gli hanno lanciato una roba che non era il momento, non lo so. Secondo no, non allora, aveva il foglio. Allora, sai cos'è che mi fa pensare? Era un tavolo di discussione per la nuova formazione di Alitalia. Tu pensa se lo stava facendo un collegamento in New York durante l'attacco alle Torri Gemelle. Porca puttana. Che mi andava in tilt, così si perdeva la più grande occasione di fare giornalismo della sua vita. Era lì, sotto la torre, mentre si sta sgretolando. Ci colleghiamo con Paolo per sentire cosa sta succedendo a Manhattan. Prego Paolo, vai. Sono le torri. Su New York. Grazie, grazie Paolo. Cioè sarebbe andata così, capito? Io adesso lo voglio in tutti i notiziali dell'universo. È il numero uno, è il numero uno. E quelli che dicono: ah, ma siete cattivi. Ma no, ma che no, cattivi? Ma, no, ma è un modo di informare, è un modo ma diverso. Sì, ma poi c'è il reddito di cittadinanza, non è che muore di fame da domani. Cioè, certo. Sbaglio? No, giusto, giusto, dai, giusto, giusto. Allora, voi sapete che noi siamo degli eterni perdenti, siamo ormai squalificati da ogni dove, ma noi piace così, noi siamo orgogliosi di essere dei reietti, delle merde, degli inutili. Merde. Ci piace, ci piace, ci piace. Anche perché, non so se avete notato, alla fine, no? Ci hanno chiesto di partecipare a un programma televisivo importante, su un canale importante. Esatto. E noi abbiamo rifiutato. No, volentieri, no, anche. No, no, abbiamo rifiutato, no. Abbiamo rifiutato volentieri. No, non abbiamo rifiutato. Mi ha rifiutato, mi ha detto basta. No, ma non abbiamo rifiutato. No, avevamo già basta, le valigie fatte. Valigie fatte, permessi di soggiorno, tutto. Tu avevi anche le ciabatte di Chris Ria pronte per questa attraversata. Ho già le ciabatte di Chris Ria, i cerotti, ho già scelto...
Non possiamo dire dove, perché in realtà noi non lo sappiamo, però Fabio, lavorando all'interno del gruppo del Serpentone, ci aveva anche è il colpo di culo era che io, vivendo qua in America, ho un sacco di amici di quel posto lì e potevamo soggiornare nei posti più belli del mondo a Scrocco. Avremmo vinto 100 a testa. No, ma a parte quello che io le avrei donati tutti in beneficenza per gli animali, perché gli esseri umani sta sul cazzo. No, io me li scannavo tutti a Miami, cazzo. Ma avessimo vinto, pensa che pubblicità era pazzesca per la radio, noi no? E per la radio. Per la radio, sì. Per il programma. Cioè, invece no. Ragazzi, no. La telefonata è stata scusate ragazzi, ma siamo sotto indagine. Ma meno male che hanno detto, mandiamo un comico al programma nuovo Nolulu che scrive Fabio. L'ha mandato una ballerina. Herbert era già nel cast. Ha detto no, Musazzi, qualcuno che deve rappresentare Musazzi. La radio. No? Allora mi viene in mente okay. Nessun altro. È il nostro triste destino, nel senso che noi lanciamo idee, lanciamo personaggi, poi questi personaggi diventano famosissimi, importanti, tipo Ivo Avido, chi cazzo era Ivo Avido? Oggi è il braccio destro della Lotus Film. Ragazzi, cioè, questo comanda il cinema quello serio. Ma non è che ci fa lavorare adesso? Lo chiami? Com'è? Cazzo, non puoi capire. Adesso sto gestendo questo budget. Sto gestendo questo budget da 2 miliardi di euro. Fallo gli fare le domande. Allora, guarda, non so chi chiamare, mi manca la gente. Ma guarda, lo chiamo in diretta col telefono, vediamo se risponde. Sta girando. Beh, comunque lui ci ha provato a buttarci dentro. Ma quando? Vabbè. Ivo Avido, attenzione. Risponderà mai. No, a quest'ora? Adesso avrà finito un film con Clint Eastwood. Sta facendo 46 figli adesso. Ma non risponde. Una volta rispondeva quando lavorava con noi, rispondeva subito. Ma chi no? Dimmi. Adesso è in carrozza con Scarlett Johansson. Vabbè. Oh, se lo merita, è bravo. Per amor del cielo. Io sono felicissimo. Anzi, io sono orgoglioso. Io dico, è mio amico. Cioè, cazzo. Basta dirti come fa la cresta lui. Una così. No, i 10.000 euro che perde ogni volta, pazzesco. Niente, non risponde. Se far quadrare i conti. Ma Macio Capatone invece che fine ha fatto? Una roba. È ancora in lockdown lui. Lui è convinto che ci sia ancora il lockdown, no, è chiuso ancora in casa. Gli ho visto fare una roba, cazzo, ma non mi ricordo quale. Forse un'intervista. Credo che stia scrivendo un nuovo film. Sì? Aspetta. Cioè, allora, con quello che spende Macio per vivere ogni giorno, lui con i soldi che ha potrebbe vivere per 300 anni. Sì. Lui ha cercato la macchina meno costosa al mondo. E poi. Aspetta, non ha risposto. E poi un giorno mi vede con delle scarpe diverse e fa: ma tu hai più di un paio di scarpe? Ho detto: minchia, ma perché? Ho detto: perché mi piacciono. Quello io lo condivido. Non te ne basta una e quando si consuma poi la cambi. Sì. Ho detto: ma guarda, forse non siamo proprio sulla stessa linea di pensiero. Lui sarà l'unico anziano in cui la pensione riesce a fare donazioni. Certo. Che schifo, non risponde il merda, non risponde. Te l'ho detto. No. Sai che secondo me lui ha fatto un numero nuovo per quelli che contano. Questo qua è rimasto a quelli che non contano un cazzo. Il telefono merda, con la cover, con la cacchina. Il Batman c'è la rossa, lui c'è la marrone. Comunque sappiamo che questa roba questo dato di fatto che noi siamo delle merde che non contiamo un cazzo piace molto agli ascoltatori, cioè, perché li fa sentire alla nostra altezza, capito? Noi siamo alla vostra bassezza, cioè siamo pari merito, questa è la bellezza. Sentire normali per le esatto, quindi sentiamo una merda un signore da Carmine, no, un signore da Salerno che si chiama Carmine, uguale. Sigla, andiamo, vai. Lo Zoo di 105 presenta Uno di noi, fottuto perdente. 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 Abbiamo Carmine da Salerno. Scusa Fabio, volevi farlo tu? Scusa. No, è che tipo mi guarda col dito e mi fa tu mi raccomando. E io tiro fuori il respirone, capito? Vabbè. Ma è lo stesso, non ci tengo a dire Carmine da Salerno. Sono qui, ciao ragazzi. Carmine, buongiorno. Perché sei uno sfigato? Perché sei uno di noi? A parte il nome. Sì. Grazie Fabio. È il posto, è la città, anche. Insomma. Beh, c'era Andrea, c'era... Una domanda a Fabio, ma perché odi tanto Salerno? No, io non ho che la Salerno. Metti sempre nelle vignette dove esultare. È così. Ma perché divina. Allora devi sapere che Alisei è merda vero. Sempre, 24 ore su 24. Ma non è vero, cioè lui sì, Salerno, sì, è una città è meravigliosa. Vero, sì, Fabio Alisei odia Salerno. Ma no, sì, no, sì. No. Sai no. Che a casa ha un poster gigante di Salerno, tutta la in mappa fiamme. Di Salerno. Sì, sì. E gli... No, ha fatto disegnare Salerno in fiamme da un pittore. Sai che io non ho mai visto un film con Enrico Malia Salerno. Non vedo dei titoli e spiego. Carmine, raccontaci perché sei una merda. Sentiamo, perché sei sfigato. Allora, vabbè. A parte il nome, poi tra l'altro con la make, una persona che amava tanto la verità, una timonata di Dio, tra l'altro,
Praticamente mi tradiva con il coinquilino. Ah, bene. No. Tu da voi a Milano. No. Scusa, ma il coinquilino in che senso? Ah, ma è la fidanzata, non la sposa. Lei era fidanzata con me, il coinquilino, lei aveva, cioè, il coinquilino, lavorava su da voi a Milano. Ah. Quindi mi tradivo col coinquilino. Quindi veniva, cioè, su a prendere la pagnotta e giù a lavorava e pigliava la pagnotta su. Sì, lei, lui, lui, lei. Il bello è che la pagnotta era romagnola, non era nemmeno milanese. Come hai fatto a sgamarli? Come hai fatto a sgamarli? Sono curioso di quello, come hai fatto a beccarli? Ho sgamato. È andato nell'altra stanza, ma amore. No, 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 no. Praticamente quando salivo su io, lui non c'era mai. Ah. Se ne scendeva sempre giù in Romagna. Era a casa tua, fazzi tua sorella. Poi tua madre e anche tuo padre. No, ma... bastardo, hai visto che c'era con Salerno? Sì, ma te l'ho detto. Alisei, Fabio Borghini, Alisei, ce l'ha con Salerno. Perché tua sorella è di Salerno? Certo, mia... sono di Salerno, dove deve essere mia sorella? Deve essere andata da un'altra parte, io lo so. Magari adottiva. Senti, ne hai un'altra da raccontarci o questo, questo è il top? Ah sì, tipo sempre con questa ragazza. Praticamente, sì, io mi dovevo trasferire da lei. Però prima di stare a Milano, lei stava in un'altra parte, stava in Irlanda. Mi dovevo trasferire lì in Irlanda, lasciai il lavoro. Dopo tre giorni che io lasciai il lavoro, lei si licenziò per ritornare qua in Italia. Senti, ma secondo me no, ma glielo dico io, guarda, con tatto. Secondo me non sei sfigato, è lei che è una merda, capito? Cioè, lui che è un coglione, se posso dirtela. No, ma magari lui è innamorato e cercava di stare con la sua compagna. Ho capito, però scusa. Senti, Carmine, una domanda. Cose che capita. Dal profondo del cuore. Com'era l'Irlanda? Cioè, ti è piaciuta? Non ci sono stato. Che peccato! Sai che è un posto bellissimo. Soldi dell'aereo, i soldi dell'affitto della casa. Sì, Carmine. Un sacco di soldi. Scusa, voglio darti un'informazione. Sai quanto si paga di tasse in Irlanda? Zero. Il 5%. Zero. Fisso. Sei lì, Carmine? Respira forte, Carmine. Senti, Carmine, ma che fine ha fatto questa simpaticissima signora? Non lo so. Non lo sai. È miliardaria in Brasile. Sì. Magari ha preso il COVID 6 volte, che ne sai. Sai, cazzi, sicuramente tantissimo. Allora, di sicuro le orecchie le avranno fischiate tantissimo. Le avranno. Ho un posto di lavoro come insegnante di italiano, vuoi? Sì. Però in Indonesia, che tanto non sono di palazzo. Comunque noi abbiamo un test giochiamo. Base, grazie. Attenzione, ti faccio 3 semplici domande, ci sono delle uscite, noi così capiamo quanto sei uno di noi, un fottuto per te. Anche se un'idea ce la siamo fatta. Sei a un cornuto. Sei a un buffet di matrimonio. A. Quando tocca a te non c'è più un cazzo. Vai col piatto. B. È tutta base indiana e tu sei allergico, quindi non mangi una minchia. C. Sei un grande, arraffi tutti i crostini di pesce disponibili. Ma il giorno dopo si scopre che nei gamberi c'era la salmonella e ti caghi anche i polmoni. Allora, la difficilissima è, credo che sia enotecazoo.com. Sì? La A. Giusto! È un po' la storia di tutti noi, sì, ragazzi. Sì, sì, assolutamente, sì, sì. Ricevi in eredità una vecchia casa di merda. Perché succede? Vecchia, può succedere, eh. A. Te ne liberi in fretta così com'è, via, dai, così recuperi i soldi, ma dentro c'è un comodino del 700 e un quadro inestimabile. Cioè, quindi quello che la compra diventa milionario. Successo a mio amico, lo sai? Sì, cioè, ma infatti tu sei un fottuto perdente, il tuo amico no. No, infatti. B. Ti ci trasferisci per non pagare più affitti. Lo stato, ma è infestata. No. Non dormi più per il resto della vita. Infestata dai fantasmi. Sì. C. Decidi di affittarla per avere una nuova rendita. Ah, ma gli inquilini muoiono per le condizioni fatiscenti dello stabile e ti devi vendere anche la tua per pagare i parenti. Allora, calmi. Siccome sono un bravo ragazzo, www.fumagazzi.it, sì, dico la C. La C, giusto! Cornuto e mazziato. Bravo. Ultima, decidi di utilizzare finalmente i mezzi di sharing della tua città, quindi monopattini. Arriveranno anche a Salerno, Ah, la prima volta che affitti una bici ti dimentichi di bloccarla e paghi 600 euro in un mese di noleggio. Contemporaneamente l'hanno usato tutti i Glovo che ci sono in città. Mi è successo a New York a me. Esatto. Perché tu sei uno di noi, Marco. Esatto. B. Prendi il monopattino e ti sfondi il cranio dopo 300 metri contro una Passat. C. Non ce n'è mai uno disponibile, mai, e non trovi mai niente, tranne l'unica volta che trovi un Enjoy, ma è il bagno di un barbone. Ci caga dentro, purtroppo. Vabbè. Quindi è una dispesa di feci. Siccome amo tanto Pippo, mr. Marchetta.com, la B.
La B. Bravo. E allora Carmine da Salerno, la città che odia di più Fabio Alisei Borghini. Ma non è vero, io ci sono stato anche due volte. Ti nominiamo uno di noi. Uno di noi, battuto perdente, sei una freccia. Ciao Carmine, rigiocheremo con voi lunedì 342 41 15 105 per prenotarsi. Ci ha scritto un ascoltatore via SMS e ci chiede che fine ha fatto Barti Colucci. Ragazzi, è un casino, ha starnutito, è finito in un'altra radio. È perché c'è il cambio adesso di stagione, adesso fa freddo, quindi il raffreddore lo prende in fretta e lui continua a fare tutte le radio. Adesso. Noi in radio abbiamo il Rovid, cioè il Covid e il Rovid. Se tu starnutisci praticamente sparisci e vai da un'altra parte, una roba pazzesca. Se finisce a montacarlo è un casino, infatti. Siamo tutti così con due dita che ci tappiamo là. Allora, noi abbiamo fatto la parodia di qualsiasi serie televisiva. Ce ne sono due che sono immortali. Allora, Beautiful, che è arrivato al 33esimo anno. 33 anni, ragazzi. Bello, cazzo. 33, ne parlavamo l'altro giorno. E poi c'è il commissario Montalbano. Noi l'abbiamo chiamato Smontalbano. Da quanti anni è che è in onda? C'è una roba. Poi... un bel po', saranno una decina. 12? Lui bravissimo, bravissimo attore. Tutto il resto del cast è una merda, perché siccome sai c'è crisi, cercano di ridurre i costi e quindi prendono gente di merda. Ma perché nel nostro... sistema Rai, Marco? Certo, il sistema Rai funziona così. Allora, ti assumono in Rai, poi c'è una graduatoria. Quando serve qualcuno, lo chiamano, anche se non va... cioè, se devono fare l'atleta che corre nel parco e il posto è di un grassone che parla salernitano, come quello che lo chiamano per fare quella perché parte. Sei graduatore, ma è l'insegnante, hai capito? Volevo dirvi che è dal 99 che Madonna. È in onda 23 anni 6 maggio 99 Madonna. E più volte volevamo rifarlo, poi c'è stato Macio che faceva un altro tipo di commissario che era quello non vedente, però era un po' una presa per il culo, però in questo caso siccome purtroppo in Rai si sa, no, ci sono i nipoti, i figli, quello e quell'altro, pare che il buon super comparsa sia stato riassunto. Ma di nuovo? Ma non fa tanto, io l'ho sentito per telefono, ha detto che non è contento della produzione. Come no, cazzo, è mezza puntata e continua a sbagliare. No, perché l'hanno pagato e lui non è abituato, non è abituato a gestire il denaro. Vabbè, sentiamo, ci colleghiamo con Rice Fiction. Prego, Pippo. Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa. Sbattuti anche col nome. Perché? Sì, chi è? Commissario, è arrivato il medico legale. No, stiamo malissimo. No, ma che è davvero? Va bene, grazie, agente comparsa. Fallo entrare. Prego, prego, si accomodi. Dottor Fica di cane. Oddio, oddio. Commissario, sono sotto grave shock emotivo. Lo vedo, dottor Fica di cane. Ho eseguito l'autopsia sul catafero della vittima. La donna è deceduta a causa di un colpo di sberla alla nuca. Non ci sono tracce di DNA, ma sono certo che è stato il marito. Si calmi, dottor Fica di cane. Che bravo. Chi? Sono bravo? Molto bravo. Grazie. Ti faccio i miei complimenti. Grazie, ma io è da tanto che faccio la scuola. Cosa hai fatto? Anche tu con l'americana? No, io il Foroni. Sì, dottor Fica di cane. Sembra una pista promettente. Ne terremo di certo conto, la ringrazio ancora. No, Smontalbano. Lei mi deve giurare sul suo onore di... Un attimo... commissario che arresterà quel macio virile sciupafemmine e assassino. Me lo giuri. Basta, si calmi, Fica di cane, si calmi. Sì, chi è? Commissario. Aia. Sì. È arrivato il marito della vittima. Scusi. Sì. No, come vede sul copione c'è una pausa dopo la E. No, è l'ora di battitura. No, perché vedo uno spazio lungo, però non ci sono puntini di sospensione. Sì, ho immaginato fosse un. Lei dovrebbe sapere la memoria. Cambio camera primo piano. Perché lei immagina? Beh, perché. No, non immagini.
certo. Si attenga. Ho interpretato. Ma perché? Vado avanti. Insomma. Infatti. Commissario, è arrivato il marito della vittima. No, che urla. C'è bisogno. Commissario, è arrivato il marito. Mi si è slogato la mascella. Che c'è? Facevo il duro. Ma non è un duro, duro. Lei. Ma no, lei lavora. Scuola Clint Eastwood. Perché? Commissario, arriva. Anno della. Li facciamo. Sì. Commissario! Chiamiamo Ugo Farinelli. Lo sto provando tutto. Ma non capito, ma non è, lei non deve fare Freddie Mercury. Le faccio. Faccio un esempio. Chi è? Commissario, è arrivato il marito della vittima. Semplice. Ok, va bene. Commissario, è arrivato il marito della vittima. E vuole due balsen. Commissario, è arrivato il marito della vittima, il signor Macisto Testosterone. Come si chiama il signore? Gesù. No, no, Macisto Testosterone. Macisto Testosterone. Come il verso della tigre. No, come il leone. Vabbè, ma lo stesso, è uguale. Cioè. No, vabbè, grazie, agente comparsa, fallo entrare. Venga, venga, signor Macisto, si accomodi. No, commissario, preferisco stare in piedi come un vero uomo. Le hai sedie culo? Sono per i deboli, le donne e i bambini. Come preferisce, Macisto. Vengo subito al punto. Mi è giunta voce che lei, pur essendo sposato con la vittima, aveva diverse relazioni sentimentali con varie donne qui in paese. Diverse? Dica pure tutte, commissario. Io me le scopo proprio tutte. A me le femmine mi piacciono proprio tanto assai. Giovani, vecchie, storpi, ignoranti, rulle, sì, mezze morte. Non importa, commissario, io della fica non sono mai sazio. Le prenderei a badilate in faccia tutti i giorni, così. Pa, la figa di qua, pa, la figa di là. Badilata di fica in faccia, commissario, un candiere di fica. Capisco, capisco, e non la biasimo, ma si dà il caso che le stesse voci dicono che sia stato lei ad uccidere sua moglie, proprio perché aveva scoperto i suoi tradimenti. Bugie, commissario, bugie, commissario, anche se la cornificavo notte e giorno con centinaia di altre donne, io amavo mia moglie, non l'avrei mai uccisa con una forte sberla della mia manona mortalmente assestata sul coppino. Fregato! Io non ho mai detto che sua moglie è stata uccisa con una forte sberla di manona mortalmente assestata sul coppino. Solo l'assassino poteva saperlo. Sì. Agente comparsa, arresti il signor Testosteror per l'omicidio di sua moglie! Agli ordini, commissario! Che cazzo di grida? C'è un punto esclamativo. Capito, è piccolo punto esclamativo. Agli ordini, commissario, cioè, risoluto, ma non arrogante, capito? Aglio ordini commissario. No, aglio ordini. Aglio ordini. Aglio ordini commissario. No, agli ordini, faccio una crasi. Agli ordini commissaria. Mi ha spuntato una. Perché? Ho un piglio più. Ma perché protende il mento? È protruso. Agli ordini. Agli ordini, commissario! Sì, siamo finiti l'esercito della prima guerra mondiale, i razzichenecchi. Agli ordini! Dannazur, mi sono fregato con le mie stesse mani una virile maschio alfa. Commissario, sono pronto a firmare una confessione scritta. Ma posso chiedere un favore da uomo a uomo? Certo, di quale si tratta? Senta, mi può far mettere mica per caso in una prigione femminile? Sai, io proprio non so stare senza la mia dose quotidiana di badilata nella fica, non la faccio. La badilata nella fica non la faccio. La badilata nella fica non la faccio. Secondo me non sei maschio. Cioè. Ma perché non ti fai i cazzi tuoi però? Non sei proprio macissimo tu, eh? E che ne sai tu? A me piace proprio la fica dentro la faccia. Tu non hai avuto la fica dentro la faccia? No. Almeno di 4 anni no. Puoi provare la fica nella faccia? No, però puoi smettere di toccarmi il sedere. Ti stai facendo tu, c'è la fica? No. Sei sicuro? Posso controllare? Faccio un controllo. Quello erano i miei genitali. Sembrava una fica. C'è un clitoridone. Sono dotatissimo. Infatti c'è un clitoridone. Il commissario smonta il bar.
Ma che serie è? Perché nobile. Non c'è un attore che proprio ha azzeccato. Però super comparsa, brum, l'ha fatta volare. Cosa? L'ha fatta volare? Si è incartato 60 volte. Beh, però la trama è più fluida. Dì la verità, tu ti senti super comparso un po' nella vita, Paolo? Sì. Lui è super scomparso. Io sono super inutile, cazzo. Non è vero. Dai, sei super il culo. Noi ti amiamo. Looking back at the past and why we're here, and I hate the fact we can't turn back, 'cause what I did hurt you bad. And I know that I did you wrong, know that I led you on, know that I did you wrong. But I was running blind, and I wish I took the time. Sindacati e cosa? Chi? Paolo. Che fanno i sindacati? Paolo. Che è successo ai sindacati? Paolo? Siamo curiosi, che è successo? Grazie Paolo. Grazie. Bravo, bravo. Buon momento di informazione. Però è bravo, ragazzi. Comunque gli scienziati si sono rotti i coglioni di parlare di pandemia e Covid, adesso hanno creato una ricetta per peti artificiali. Messa a punto dagli scienziati, Che poi chi sono questi? Io vorrei sapere chi sono gli scienziati. Ma io credo negli scienziati. Chi? Quali sono? Perché ci sono scienziati e scienziati. Cioè la scienza. Sì, come divani e divani. Esatto. Cioè la scienza non è che c'è un ufficio che si chiama la scienza e c'è una persona sola che io voglio. Ci sono varie branche della scienza che si. Ma non è che tutti gli. Cioè la scienza è basata su discussioni, cioè tra scienziati. La scienza è basata sulla ricerca. Su ricerche, prima su ricerca di tanti. Persone, non è che puoi dire. In base al settore di appartenenza, cioè anche l'archeologia è una scienza. Hanno creato questa formula per ricreare la puzza delle scorregge in maniera artificiale, che è utile. Con soldi pubblici. No, ma è la scorreggiologia, non mi risulta. Cioè, in che branchia della scienza si infila? Lo so. L'utilità di questa ricerca? È quella di mascherare fluvi spiacevoli emessi dal proprio popò. Quale miglior modo dunque di sperimentare l'efficacia di innovativi sistemi nascondi puzza se non ricorrendo a puzze ricreate in laboratorio. È vero, sì. Gli esperti hanno usato dei batteri, dopodiché gli scienziati hanno incubato i batteri per 24 ore in un vaso anaerobico, che penso sia a forma di culo. Sì. Una volta trascorso il tempo necessario, gli esperti hanno rimosso il coperchio per l'occasione. Come il vaso di Fantozzi, quando urla dentro e apre e poi urla. Ma ce n'era bisogno. Ma sì, perché allora metti caso che tu sei un'azienda che produce deodoranti, no? Ci devo mettere il nuovo deodorante adesivo antimerda, vediamo se funziona. Come fai? Non è che puoi aspettare che tutti i pasti viene da cagare. Prendi uno scorreggione. Ma non è che c'è lo scorreggione a comando. Minchia, ma stai scherzando. Ti costa meno. Perché chiamava mia moglie, qualsiasi roba facciamo insieme. Lei a un certo punto alza la gamba e trova. Sì, ma immagina di doverla collocare, capito? La porti, vitti, alloggi. Invece
invece così hai le puzze artificiali e provi gli antipuzza dei tuoi 10. Cioè, quindi loro per creare un antipuzza hanno creato la puzza, cioè esatto, hanno ricreato la puzza, ho capito. Sì. Ho capito, ho capito. Bello, cioè, metti bello, caso bello, che tu metti appunto un occhiale per strabici, ti serve lo strabico, dove me lo trovo? Cioè, allora lo tu fai, crei degli strabici artificiali. Artificiali, cioè. Cazzo, non riesco a trovare le liste, che non mi spiace, di avrei fatto pubblicità volentieri. Tempo fa mi è arrivato un pacchetto quando facevo lo spacco di questi ragazzi che hanno messo su questa azienda dove facevano solo deodoranti per quando si caga. Ma non ci credo. Con dei nomi bellissimi. Ah, ma sì, ma no, c'erano, sai che quando sono stato alle Bahamas, nonostante fossi nel terzo mondo, nei bagni c'era aspetta, stiamo parlando di ricerca, un attimo. No, bella. No, mi sono cagato addosso, ragazzi. Bellino. No, guarda bellino, che sta scappando a gambe larghe. Bellino. Scappa a gambe larghe. Possiamo chiedere a Paolo Mancinelli della RAI se ha qualche informazione in più in merito a questa ricerca scientifica? Mi sa che è andato, No, ma quell'altro. Quello vero. Quell'originale. Sì, quello originale. Paolo, quello aspetta. Paolo, vediamo un attimo. I sindacati Paolo. Ma sulle puzze, Paolo, sulle puzze. Sulla ricerca delle puzze. Grazie Paolo. Sempre sì, puntuale. Sì, fantastico. Vabbè, Paolo è andato a cagare veramente. Andato a cagare sul serio perché ha spinto fuori. Sì, è uscita la linguetta di Satana, non l'hai visto? Io ho visto il rigonfiamento del pantalone, è uscita la codina di Castoro. Scusate, io volevo fare una domanda alla Puccioli. Puccioli, ma perché sei vestita infermiera oggi? Sembri un. Sei quelli che lavorano all'area 51? Infermiera, guarda sotto! Non vedi tutto. È in minigonna sotto. Fai vedere. Guarda sotto. Orca puto, che aggressiva! È infermiera, oh. No, ma dalla webcam io ti vedo con una roba bianca col cappuccio, sembravi una, con la mascherina sulla gola, sembravi una che stava per entrare. Ma freddo, il busto di sopra era nudo stamattina. Uè, è tornato il cagone, com'è andata? No, praticamente sembrava una che mi fossi cagata addosso. Sono andato da Pippo e mi è scesa la scorreccia. Arca miseria. Bene, adesso sono tutti molto contenti. Allora, facciamo così, parliamo di amore. Bravo. Perché la scorreggia è amore alla fine. Quando due persone stanno insieme, uomo, donna, uomo e donna e uomo, è uguale, cane, gatto e cane, alla fine la scorreggia è un simbolo, sì, è un simbolo di basta, unione, siamo una cosa unica. Sì, siamo una cosa unica, ci amiamo, stiamo insieme per sempre, quindi dedichiamo una bella scorreggia all'amore attraverso una sderenata. Prego Pippuzzo, vai. La sderenata dello Zoo di 105. È solo una canzone per dirti che qualcuno ti vuole bene. E se ti chiama Umbriake c'è una sderenata per te. Dal buco del culo al cuore. L'amore ha i suoi sentieri ed oggi come ieri ogni strada porta agli sfinteri. Ed è così che va. Ciao Umbriake, ciao Zoo. Vi amo e questa è la cosa più importante. Vorrei, se possibile, dedicaste una sderenata alla mia compagna Sara. Qualche mese fa le ho chiesto di sposarmi. È morta dalla felicità, la amo. Lei è dolcissima, super coccolona, un culo pazzesco, ma è una grandissima rompiballe. Quando parte a parlare non si ferma manco a morire. Soprattutto odio quando parla mentre sto giocando alla Switch. Ditele di parlare meno e farmi più soffocotti. Romantico. Pronto? Pronto? Con chi parlo? Ciao, Sara, sei tu, giusto? Sì, con chi sto parlando? Io sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché tu, non so se vi siete sposati già o se vi state per sposare. Samuele, comunque, mi ha dato il tuo numero perché. Oh mio Dio. Sì. Mi ha detto, fai una dedicata alla mia futura moglie. Certo, una sderenata. Una sderenata, sì. Esatto. La vuoi ascoltare? Sì, sì. Dai, ma te la faccio subito. Ok. Sara, 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 dolce cozza amara, grande coccolona, super bagasciona. Samuele ama la tua gran bagiana. Hai un lato fiabesco e quello di dietro è un culo pazzesco. E lui ti ha chiesto di passar la vita insieme. Hai accettato, però adesso ascolta bene. Che sei una rompiballe, già lo sai. Ma non ti attaccare alla centrale. Quando lui gioca alla Switch, forse è meglio darsi da fare e starsene zitto. E ti
Oddio, allegria. Ti è piaciuta la canzone? Tantissimo. Beh, vista di amore, insomma, quando vi sposate e tu giochi ai videogiochi, insomma, sai cosa devi fare. Ovviamente. Gli vuoi dire qualcosa? Gli vuoi dire qualcosa, Samuele? Certo, ci vediamo stasera. Ma mandatemi la bomboniera in radio con due paste, pure, con fè. Va bene. Ti mando un abbraccio. Ciao. Anche io. Ciao, grazie. Ciao. Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. È contenta, lei è contenta, è felice. Gli ha dato del troione, non lo prendo, lei lo sa, perché lo sa. Paolo, ti vedo maluccio, vai in bagno a fare la caccona. Ho fatto uno scorreggione adesso, infatti possiamo andare in pubblicità, per favore, che non posso. Come mi dispiace essere così lontano. È lo Zodi 105, il programma più ascoltato in Italia. Cari ascoltatori, oggi vi parliamo di Monclick, il sito che vi permette di trovare ogni giorno prezzi super scontati su migliaia di prodotti. Un catalogo veramente incredibile, quello di Monclick, che vi propone tantissimi articoli di elettronica, informatica, elettrodomestici, quindi dallo smartphone alla lavatrice fino ai prodotti per l'ufficio e tantissimo altro. In più, fino al 31 ottobre potrete avere un buono sconto. Vi basterà soltanto registrarvi sul sito, scegliere ciò che fa il caso vostro e digitare il codice MonClickRadio al momento del pagamento. Cliccate subito monclick.it. Mi dicevano dai, lo Zodi 105 sponda, ci pensi mai, non c'è fine all'ignoranza, è formidabile, c'è anche Leone da lassù, rimane il capo per sempre, inarrivabile. Questo momento con i pantaloni a zampa d'elefante, un bel, proprio una bella chioma riccia. Sai che io vorrei essere bicolore. Per godere due volte, tipo sotto nero sopra cinese. Allora mi ha risposto Ivo Avido, che abbiamo provato a chiamare prima. Mi fa: ma mi hai chiamato? No, c'è la tua chiamata persa. Ah, che peccato, adesso lo richiamo di nuovo, aspetta. Ma non ti risponde adesso. Ah, sì, risponde. No, è lì a Buckingham che prende il tè col mignolo alzato. Bastardo, aspetta un attimo. So che siamo di fretta, lo so. Prova a imbarcarlo. Fai finta di non essere indietro. Senti, ho un'idea per un film. Sì, tanto sono solo le 15. Ma lo sa che. E chi è? Tua sorella. Ciao Elide, come stai? Tutto bene? Senti, deficiente, stavamo parlando prima di te in onda, no? Stavamo dicendo che tutte le persone che hanno fatto parte dello zoo, vai che ti sente tutta Italia adesso, occhio a quello che dici. Cioè tutte le persone. Sei in diretta siamo. Sei in diretta, sul mio telefonino tra l'altro, quindi non senti gli insulti di Paolo e Fabio. Volevamo sapere. Che bello, ciao! Adesso che finalmente sei diventato un pezzo grosso del cinema.
Perché noi non stiamo lavorando? Perché noi non stiamo lavorando, bastardo di merda? Cioè, non funziona così. Cioè, normalmente. Ma come non stai lavorando? Vi vedo ovunque. Ma c'è Fabio Alisei, che ogni volta che vedo un programma c'è Fabio Alisei. Ma dove? Paolo Nois lo vedo ovunque, il re dei social. Andavo, cioè, guarda, 400 stai mila guardando mila. Il canale YouTube dello Zoo. Cioè, no, poi ho visto Zoo Bar e ho visto la. Come si chiama? Spruzzami, quell'altra balorda. Guarda, io ti seguo, anche se tu mi hai cacciato, io ti seguo. Io non t'ho cacciato, stronzo, te ne sei andato. Come tu, no, hai fatto, no, anche no, bene, guadagni quattro volte tanto, hai fatto benissimo. Anche sette. Senti, no, volevamo sapere, allora, adesso se non ci includi, sì, in un progetto futuro con la tua azienda. So dove insieme, abiti. Io te l'ho detto mille volte, se no devo rivangare il passato. Io tra un po' vengo a Milano e firmo subito sette contratti, io, Paolo e Fabio, poi dopo ce la gestiamo. Dimmi che sappiamo dove abita. A Milano, tu lo sai, sì. Allora, Fabio dice che sa dove abiti, stai attento, anch'io. E dove vanno a scuola i suoi figli. Vabbè, venite a trovare, io con voi faccio quello che vi pare, se non sia sessuale, quello che vi pare. Sì, ma ci devi smenare. Deve proporre noi, ci non devi noi smenare abiti. Almeno un 10, se no non. No, i tempi sono cambiati, ora è un trentello. Un trentello. L'hai detto in diretta nazionale. No, Marco, non hai capito. Lui in diretta nazionale. Lui in diretta nazionale ti ha imbarcato. Aspetta un attimo, Ivo, che sta parlando Paolo. Aspetta, ti ha imbarcato, ti ha detto io con voi faccio quello che volete. Non ha detto vi porto a fare quello che dico io. Capito? Allora, tu adesso in diretta devi dire io adesso troverò qualcosa da farvi fare nella mia prossima produzione. Vai, vai. Va bene, allora io vi prometto ufficialmente che troverò qualcosa da farvi fare nella mia prossima produzione. Sì, ma non pulire i cessi. Non Ah, cazzo. Il runner. Allora diciamo che ci provo, dai. Ciao Ivo, ti vogliamo bene. Poco, ma ti vogliamo bene. Ciao. Ciao. Pensa che stava parlando con un telefono d'oro, seduto sulla poltrona. Mia, una poltrona composta da quattro ragazze nude. Ma hai sentito la voce dell'opulenza? Madonna. Di una persona che ha mangiato proteine a pranzo e non gliene frega un cazzo. Sai che c'ha un attico a fionda lui a Chieti. Cioè, lui torna a casa, lo sparano in alto per far sì che mentre è a terra passano le 8 ore finché si deve svegliare e ritornare a lavorare. Sì. Io lo amo, però io sono contento. L'aria più pulita. Io sono contento per lui, io sono felicissimo. Quando vedo un amico che ha successo, io godo. No, io dispiace godo per noi. Cioè, quando vedo uno che ha successo, non ma so, infatti, cioè noi siamo felici. Mi dispiace per noi. Siamo felicissimi per gli altri, siamo dispiaciuti per noi, Marco. È quello, capito? Ma perché non abbiamo capito un cazzo? Abbiamo sempre sbagliato il momento. Adesso ci sono le influencer che riescono a vivere una vita meravigliosa e dignitosa scroccando, come fa Chiara Maserati. Senti qua. Il mondo ormai è colonizzato dagli idioti del web. Instagram ha fatto svalvolare migliaia di persone, convinte di essere diventate qualcuno dicendo due stronzate nelle stories. Stop. È il caso di Chiara Maserati, che cercherà di scroccare l'impossibile grazie ai suoi 2 milioni di follower. Chiara Maserati, l'influencer. Ciao Chiarchiarers, come va? Beh, certo che mi sto allenando, questo corpo perfetto mica me lo regalano. Certo, devo dire la verità, mi dà una mano anche questo incredibile drenante con cui elimino tutte le impurità dal mio corpo. Link in bio. Chiarchiarers, sono tornata, cioè ho appena fatto la doccia, adesso bevo ancora... Questo mio drenante al mango, papaya, banana. Prossimo step, tour di Milano. Tra l'altro devo organizzare le ultime collabo. Stay tuned perché torno da voi e vi faccio sapere tutti i dettagli, ok? Chi se ne frega? Chiara Maserati. Bellissimo. È così. Si adora. Buongiorno. Sì, pronto, ciao. Sono Chiara Maserati, come stai? Bene, tu? Bene, grazie. Hai capito chi sono? Chiara Maserati, hai detto? Chiara Maserati, sì. No, se non mi ricordo. Sarei qualche mio socio, qualcun altro qui in ufficio. No, magari perché sono famosa, sono un influencer da 2 milioni di followers, magari mi avevi sentita nominare, ecco. No, sinceramente no, chiedo scusa. No, figurati, tranquillo. Vabbè, magari seguimi su Instagram. Senti, ascolta, io vorrei prenotare un van, vorrei noleggiare un van. Sì? È una giornata di shopping la mia. Ok. Sì. Dovrò andare in zona via Monte Napoleone. Sì. Mi dovrete aspettare ovviamente fuori per il tempo necessario. Sai, comunque io faccio collabo con questi brand, quindi è importante che io possa avere la serenità di prendermi tutto il tempo collabo di cui ho bisogno. Assolutamente sì. Poi anche via della Spiga. Sì, certo, sì. Con la macchina però.
Sì, allora devo allora l'ideale sarebbe ricevere una mail con l'itinerario, così possiamo verificare se possiamo entrare in ogni via. Ok, senti, come ti chiami? Io sono Filippo. Filippo, sei il numero uno del mondo, te lo giuro. Senti un po', mi dici il costo più o meno, quanto potrebbe costare una giornata? 6 ore? Allora sì, un attimo. Sono 315 più IVA per 6 ore. Ok, d'accordo. Senti, vabbè, per me va benissimo, anche perché considerando, ovviamente io vi farei della pubblicità quando sono sul van, sul vostro van durante tutta la giornata, quindi facendo due calcoli, considerando 800 euro per story, sarebbero almeno 4 story, 8 per 4, vabbè, adesso non mi ricordo, comunque sicuro, non pago, no? Guardi, io ce la mando subito via SMS, no, senza mail, ce la manda una mail, no, non ci cascare. No, guarda, non ho tempo, devo chiamare già un altro, quindi non lo so, vedi tu, non so se ti convenga perdere questa occasione, ecco. Io su Instagram non la trovo, dico la verità. Guarda, cioè, non so veramente cosa dire, mi stai dicendo no? No, io ho detto che il servizio lo posso fare, ma per esempio il costo è 315 euro più IVA. No, guarda, cioè, questa cosa non esiste, perché cioè, io devo fare le stories, è necessario che si veda. Tra l'altro il driver è figo? Ne abbiamo diversi, gli autisti, e sicuramente uno è un bel ragazzo. E invece eventualmente un costume, se gli faccio mettere un costume tipo da orso? Ma non credo. Tipo da orso. Credo. Guarda, cioè, posso dire che sono, non so, sconvolta. Guardi, anche io sono sconvolto, perché non è mai messo. Cioè, mi sento anche offesa. Cioè, io il mio agente mi dice, mi fa dire da un'altra che voi siete i migliori. Cioè, mi hanno sbagliato numero. Cioè, ora lo richiamo Gianni, cioè gli dico Gianni, ma che non mi hai dato? Tutto per la figura di merda con questi, che cazzo sono? Guardi, mi faccio richiamare Gianni, che vediamo di trovare una soluzione. Guarda, veramente. Cioè, è presente quanto vengono le mie stories? Fanno 800 euro l'una. No, immagino che faccia pagare benissimo, ma per l'amor di Dio. E poi non la trovo da nessuna parte. Alla fine ti è costato soltanto, c'è una macchina e un tipo vestito da orso. Il tipo vestito da orso non mi ha mai stato richiesto, dico la verità. Sì, ma perché io faccio dei contenuti estremamente originali su Instagram. Tra l'altro adesso me l'hanno chiuso, cioè io sono senza il mio mestiere, il mio lavoro. Ma tu vuoi mandarci un curriculum, noi cerchiamo un'impiegata. Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Se parla l'inglese, ce lo mandi. Certo che parlo l'inglese. Però al momento non ho la patente, te l'ho detto. Me l'hanno ritirata. Ah, ok, ok. Retired patent. Mi dispiace. Ciao. No. Carers, sono sconvolte, ok? Ho fatto il tour di Milano con l'agenzia di Limo, ho pagato 3.000 euro, sono stata portata in via Monte Napoleone per arrivare da Prada, ho dovuto fare 27 passi. Un attimo solo. Poi, dicevo, mi hanno sfruttata per dire che avevano bisogno di un'impiegata e mi hanno chiesto se nelle stories potevo dirlo con addosso un costume da orso, ok? Adesso scusate, vado un po' a sistemarmi, beh. Vabbè, almeno non mi si è sciolto il trucco della Susie Style. No. Link in bio. Chiara Maserati. Tutto il contrario. Fantastico. Tutto il contrario, è così, è così, è così. Oh, poi comunque i miracoli del weekend. Fateci caso, prendete di mira un influencer di questi farlocconi e guardate il sabato e la domenica come di colpo sparano 10.000 follower, 20.000 in più. È pazzesco, meraviglioso, meraviglioso. Ragazzi, buon fine settimana, grazie a Pippo Palmieri in regia. Buon grazie weekend, amici! Alla Puzzoni, Puzzoni, oggi sei. Wow! Caputtana, sì, ma c'è il lucchetto con le gambe che sta camminando in radio, esatto. Ragazzi. È tornato. C'è il marito. È tornato il marito, sì. Grazie alla Chicca, Lucilla, grazie a Wender, Johnny, grazie a Fabio, Alize. Paolo Nai! Marco Mazzena! Ci sentiamo lunedì, andate a fare in culo. Ciao a tutti, ciao! A proposito, colleghiamoci velocemente per degli aggiornamenti. Attenzione, un attimo solo. Paolo, prego, ci senti, Paolo? Allora, sono qua davanti al presidio dove. Cosa? Sono le. Che...
dietro di me. Grazie, grazie Paolo. Grazie Paolo, grazie, a lunedì, ciao, grazie, grazie.